Partiamo con gli acquisti vintage di ieri. Come vedete qui tutto a tema wrestling. Allora, partiamo con lui, Ultimate Warrior. Questo fa parte della serie della World Wrestling Federation fatta dall'Hasbro tra il 1990 e il 1994. Lui fa parte della terza serie, questo Ultimate Warrior, quella uscita nel 1991. Il meccanismo è ancora funzionante. Vediamo un po', lo faccio vedere. Ecco qua. E muove, spingendo sotto i piedi, muove le braccia. Questo appunto è della terza serie. Quest'altro Warrior, sempre della Hasbro, sempre quindi di quella serie, di quelle serie uscite dal 1990 e 1994. Questo anche con meccanismo funzionante. Qua. Questo invece fa parte proprio della prima serie uscita nel 1990. Ed anche lui, Axe, fa parte della prima serie, quella uscita nel 1990. Lui ho già il suo compagno, mi manca proprio lui. Ho fatto questi tre recuperi per cercare di completare una delle serie che più mi piace di tutte, appunto quella dell'Hasbro, un po' perché comunque sia ci sono affezionato, perché ci giocavo da bambino, un po' perché proprio mi piace proprio come è fatta ed è molto molto vintage se guardiamo come vengono fatte le action figures del wrestling oggi. Ma non è finita qui, ho preso un altro grande pezzo WCW NWO Blood and Flex, distribuito a giochi preziosi ma realizzato dalla Toy Biz. Difficile trovarlo in queste condizioni, un blister praticamente perfetto. Lui è Diamond Dallas Page. Difficile trovare proprio in generale action figures della WCW, che era quella federazione di wrestling che poi è stata acquisita dalla WWE, che appunto scatenò la Monday Night War tra WCW Nitro, tra Nitro che era lo show della WCW e Raw che era lo show principale della World Wrestling Federation. Una guerra che poi ha vinto la World Wrestling Federation, che poi ha acquisito la WCW ed è diventata WWE. Diamond Dallas Page, WCW quindi la World Championship Wrestling, la sigla della federazione. L'NW era il New World Order, creata da Hulk Hogan, che infatti passò dalla World Wrestling Federation alla World Championship Wrestling con l'allora General Manager Eric Bischoff, che poi diventerà General Manager di Raw. E questi intanto vi faccio vedere sono gli altri personaggi della serie: Kevin Nash, Booker T, Scott Steiner, Bret Hart, Scott Hall, Sting e Goldberg. E poi pezzo vintage strepitoso, questo signori è Rockefeller. Difficilissimo da trovare in queste condizioni, difficilissimo da trovare ancora nella scatola, ma soprattutto difficilissimo trovare anche una scatola in queste condizioni. C'è veramente un pezzo strepitoso. Vi faccio vedere anche il retro della scatola. Eccolo qui. Eccolo qua. Un grande pezzo che sono uscito a recuperare sempre, sempre ieri. E questo, diciamo, è il pezzo più vintage di ieri, ovviamente, ma anche quello più prezioso. Veramente, questo è veramente un gran bel pezzo. Se lo trovate, ve lo consiglio assolutamente di prendere, perché questa è storia. Ecco qua, fantastico Rockefeller.